Il Pineto non va oltre lo 0-0 in casa contro il Matese. Gli adriatici giocano una gara di grande intensità agonistica, ma non riescono a scardinare in nessun modo il muro dei biancoverdi, attenti a chiudere tutte le linee di passaggio. Pomante conferma il 3-4-3, ma lascia in panchina Siamini, Incleriche e Minnozzi. In una settimana scandita dal mercato, nel corso della quale Baldinini, Picciollo, Restaneo e Mirabelli hanno svestito la casacca biancazzurra, in difesa rientra il capitano Pepe, Paoli torna in mediana, nel tridente con Cardella e Barlafante torna Ciarceduti dal primo minuto. 4-3-2-1 per Romagnini, che sostituisce lo squalificato Urbano in panchina e che fa esordire dal primo minuto il neoacquisto Almeida in coppia con Iannetta, alle spalle di Eluasni prima punta. Il Pineto fa la partita fin dalle prime battute e al 13° c'è il primo episodio del match. Traversone in area di Della Quercia, intuffo del giudice respinge, la sfera giunge a Cardella che lamenta un fallo di mano, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e fa proseguire. I biancazzurri insistono e al 16° si fanno pericolosi con una bella azione corale. Della Quercia scambia con Barlafante che serve Cardella, bravo a difendere il pallone, lo scarico indietro per Paoli che però calcia debolmente e del giudice può far sua la sfera. Il Matese si affida al capitano Eluasni che al 23° conclude a giro dalla distanza, ma la palla termina a lato con Mercorelli in controllo. Ma sono i biancazzurri a tenere il pallino del gioco e a fare il maggior possesso palla. Al 25° cross di Barlafante per la testa di Cardella che, chiuso da Andreassi, spedisce oltre la traversa. Ancora Cardella al 32° va in gol, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco del centravanti pinetese. La prima frazione si conclude con una bordata dalla gran distanza di Iannetta che termina fuori. Non cambia il leitmotiv del match nella ripresa e al quarto Pezzotti sfiora il gol del vantaggio con un tiro cross pericoloso che costringe del giudice a smanacciare oltre la traversa. All'8° Pomante getta nella mischia anche Minnozzi per Ciarceduti, ma resta Pezzotti con i suoi traversoni dalla sinistra il più pericoloso. Al 10° l'esterno serve Barlafante che in tuffo colpisce il palo, ma l'azione viene fermata per posizione di fuorigioco. Al 22° si vede Minnozzi con un lampo improvviso da fuori che termina fuori di un soffio. Il Pineto gioca stabilmente nella metà campo del Matese, ma i campani chiudono in maniera perfetta ogni spazio e per i biancazzurri è difficile cercare di allentare le maglie biancoverdi. Il Pineto vuole il gol e inevitabilmente si aprono gli spazi in ripartenza per i campani, che al 25° concludono dal limite con Fabiano, ma Mercorelli è attento e blocca. Il Pineto a trazione anteriore nel finale tenta il tutto per tutto. Al 42° corner di Pezzotti con la sfera che balla pericolosamente sulla linea, ma Esposito non riesce a trovare il tapin vincente. Finisce con uno 0-0 che premia la partita attenta del Matese e sta stretto ai biancazzurri, che mancano l'appuntamento con la vittoria da un mese, un dato che deve far riflettere in casa pinetese in attesa degli impegni ravvicinati di Castelfidardo e il big match di domenica contro il Notaresco. Bosco ha recuperato benissimo, quindi avevamo il dubbio sull'integrità di Bosco, ma oggi Bosco ha fatto tutta la partita, è stato forse uno dei migliori in campo. La difesa in questo momento sta facendo bene, non prendiamo gol, quindi diciamo che stiamo viaggiando sulla strada giusta. Prendere un difensore era se ci avevamo qualche problema. Oggi abbiamo recuperato Rea e negli ultimi minuti Rea ha fatto 3-4 cross, è quello che è il ragazzo che interessante che avevamo. Adesso dobbiamo cercare solo di recuperare tutti al 100%, comunque la squadra sta bene, corre, lotta fino al 94°, quindi non credo che sia una questione di... Adesso non stiamo facendo gol, però il nostro attacco è un attacco importante dove Barlafanti, Minnozzi e Mininkleri stanno facendo bene. Assolutamente sì, in questo momento sì, la squadra lì davanti, noi non abbiamo toccato la squadra... diciamo quella che è nelle prime partite ha destato un'ottima impressione. Noi abbiamo tolto Baldinini perché era stato lasciato in rosa perché Della Quercia si sperava di mandarlo a giocare,
non è stato così. A dicembre con Della Quercia e Baldinini abbiamo preferito tenere Riccardo perché è un 99, perché è un giocatore locale, è cresciuto con noi. Per me Pomante sta facendo un'ottima situazione, ripeto, secondo me non ci sta dicendo bene in alcune circostanze, qualche situazione. La squadra gioca, se la squadra non giocasse, non crea, non c'è gioco, eccetera, allora ci potremmo preoccupare, ma io non ho visto una squadra morta, io ho visto una squadra viva. Dal punto di vista dell'atteggiamento, ragazzi, non posso improvvisare nulla, hanno cercato in tutti i modi di cercare la vittoria. Normale, un po' di cattiveria in più, anche un po' di fortuna, non ci ha dato la possibilità di vincere questa partita, però come ho detto prima, i ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento non posso solo che ringraziare, perché hanno dato tutto, chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato. Adesso è un periodo che gira storto, siamo anche un po' sfortunati perché oggi sinceramente è vero che non abbiamo vinto, però sai, un rimpallo a favore, un episodio a favore, adesso ultimamente non gira tutto dalla parte nostra. Ma guarda, io da quando sono a Pineto il primo giorno mi sento sempre in discussione. Io da parte della fiducia, da parte della società ho sempre molta fiducia, io però come allenatore, ma anche da giocatore, io devo sempre dimostrare giorno dopo giorno, sono convinto che riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Poi è normale, il fatto della discussione, dell'indiscussione o meno, dipende sempre dalla società. Io devo continuare a lavorare come sto facendo, io sono uno che lavora 24 ore su 24, i ragazzi mi seguono. Mi preoccuperei se vedrei una squadra disunita, che non corre per 90 minuti, che non lotta per 90 minuti, allora sì, lì vuol dire che è il problema.